700.000 euro di affitto risparmiati, 90 persone impiegate, 1 milione di euro per ristrutturazione e riqualificazione finanziati da fondi comunitari. Sono questi i numeri del trasferimento della Direzione Generale dell'ASUR in via Oberdan ad Ancona. Lo stabile, già pienamente operativo, è della Regione, che procede così a pieno ritmo, secondo la logica della valorizzazione, razionalizzazione e riorganizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Obiettivo conseguito come da programma per ridurre il costo dei fitti passivi, con provvedimenti che in 10 mesi di governo hanno già comportato minori spese per circa 1.800.000 euro l'anno. Un bel esempio, questa sede nuova dell'ASUR, sede di proprietà della Regione, un'uscita da un affitto oneroso di 700.000 euro all'anno, un investimento con fondi europei su patrimonio regionale che permette oggi all'ASUR di lavorare in una propria sede, sviluppare la propria progettualità, crescere all'interno di questo spazio, man mano che si unificano i servizi su base regionale, essere sempre di più una vera e propria azienda, portando quindi efficienza nel lavoro interno, qualità nel lavoro che si fa e anche stabilità nel percorso, potendo utilizzare spazi di proprietà della Regione. Oltretutto utilizzando un luogo che sta nel centro storico d'Ancona, e sappiamo cosa vuol dire portare un centinaio di persone che lavorano in centro storico anche in termini di economia, di presenza, per attività commerciali, per tutti quanti. Quindi un segno e un segnale di affetto nei confronti della città capoluogo, ma che nello stesso tempo ci darà grandi opportunità di sviluppo per quella che è l'azienda più importante dal punto di vista sanitario, circa 2 miliardi di budget di euro all'anno, e che possono essere quindi gestiti sempre al meglio con efficienze che si traducono in servizi e opportunità per i marchigiani. Questo è un obiettivo importante, conseguito, è un esempio di buona, efficiente amministrazione e soprattutto coraggiosa. Ce l'abbiamo fatta in 10 mesi, la decisione è stata presa all'inizio di luglio, noi abbiamo recuperato un importante immobile di proprietà regionale con i fondi europei, abbiamo speso circa 1 milione, trasferendo qui il personale dell'ASUR noi risparmiamo 700.000 euro ad anno per gli affitti, ma soprattutto rendiamo un servizio importante alla città capoluogo, dove portiamo 90 persone che contribuiscono, diciamo, a rivitalizzarla e a farla vivere nella sua pienezza. Una riorganizzazione logistica del patrimonio immobiliare regionale che avanza rapidamente. Si procede ulteriormente, noi abbiamo altri obiettivi per valorizzare il patrimonio, per abbattere gli affitti. Pensiamo che le risorse che risparmiamo possano e debbano essere destinate ai bisogni della collettività.